però credo interlocusse con Kopar. Sbaglia Zaitsev, no, si andrà a vedere il video check. Cito questo colpo a muro ad alzare. Davis Schiba con la finestra, diceva Valtorena, poi Zaitsev ha una diagonale libera. E la va a occupare. 19 aces this season so far for Zaitsev. He's only played half of it. And he's got himself number 20. What saw him hit four aces in a row for Italy and they were match point down. Thomas Peretta più balato, anticipato da Valtorena. Ha lasciato lo Zar, che però sfonda anche da posto 4. Contro il 2-3 a sostegno Milan Zaitsev. Lui che veniva dalla 2 è cresciuto appunto a Brescia ed è attendiamo in battuta Grozer che riesce subito a trovare il primo punto del set con una bellissima battuta che centra sostanzialmente Scamperla. Assolutamente Grozer inizia come primo set con un grande 114. Gironi, Palaschi da Sabbi che non chiude, ricostruzione Monza con Grozer, muro a zero per l'opposto della vero volley e cenno d'intesa con Orduna. Punto da spartire insieme al palleggiatore di Monza che lascia al suo posto muro a zero. Grozdanov, palleggio di Fremanis che poi si propone in attacco, Orduna sceglie l'attacco di Grozer. Pallone schiantato in diagonale, nulla da fare in difesa per Sabbi. Ecco il servizio dell'opposto giapponese che picchia forte e riesce a trovare l'ace 23. Propone al servizio Recine che trova il bagger di Rizzo. Saita per Nishida dopo il tocco del muro, 21-23, non trema il braccione sinistro di Yuji Nishida che prova a caricarsi la squadra sulle spalle con un altro attacco vincente, in questo caso proprio sul muro di Alessandro Tondo. Ci prova dai 9 metri, Borges riceve bene, Saita va ovviamente da Nishida che senza paura si prova a caricare la squadra sulle spalle, 19-21. Mentre rivediamo questo suggerimento di Davide Saita. Ace! E dedica la curva per Robert Landi. Primo arringatore di fondo. Battuto in salto da uno di Simon, forte ace su Anderson di Robert Lane. Simon 13 pari. Per la Lube il secondo servizio vincente. Relice in ricezione, Simon, attacco vincente di Robert Lane. Simon 19. Palla in mano e Luciano apre subito al gigante cubano. Marlo Jan. Andy Leal. Forte in campo Celesti, Andy Leal. 19-10. Forse la migliore Leo Schuss per Kinelmer dalla linea dei 9 metri della stagione. Quando conta nella prima dei playoff? Togli il force. Con Milano sempre che insegue. Ishikawa serve, Leal la tiene viva. Bruninho per Leal, che picchia fortissimo. Che picchia fortissimo, è passato proprio alto fra i due di muro, fra Patria e Mosca sempre. Una scia di fiamme dietro questo pallone. Tanto di cappello, di cappello. Ma molto forte, Leal in difficoltà. Bagger di Rossini, però stesso Leal con la palla di invece. Ma Yoandi Leal!
Hidalgo si merita la standing ovation del Pala Panini per il punto numero 22, perché Appi sulla 15-13 c'è Matthew Anderson al servizio a forzare e arriva un ace bellissimo di Matthew Anderson sull'incrocio delle righe. Vediamo anche il sudore probabilmente della palla su quella zona che sta festando Fabio Soli, bellissimo. 9 metri a forzare, sempre su Colaci, recezione stavolta è buona e Matthew Anderson gioca una pipe straordinaria, 16-15. Van Garderen porta, decisione buona di Anderson, chiamato anche in pipe, tutto bene Perugia. Anderson okay, riceve okay. E attacca, sono 9 punti della Sir che non ha subito l'onda di Modena che a un certo punto sembrava palla. Retischi aveva già colpito il pallone, palla a terra davanti a Ianto. E allora Leon al servizio, una fucilata di Leon, pallone in campo, 6-4, ace di Wilfredo Leon. E se il set, l'ultima palla di Leon nel set precedente era andata contro uno. Ancora Anzani, importante, sempre in quella zona, Anderson anche questa volta, Leon, braccio velocissimo, quello del capitano di Perugia, la parallela efficace. E questa è una palla da libri di scuola per quanto riguarda la... Non forte, ma tutta corta, arriva in tuffo, Anderson, ancora Leon in attacco, diagonale stretto, nei tre metri, capolavoro di Leon, che merita gli applausi del Pala Panini per questo colpo. Nei tre metri, praticamente senza rincorso, la palla avanza, 20-15. La ricezione di Anderson, perfetta, si va da Leon che la pianta nel metro e mezzo, impressionante attacco di Leon, che mi sembra un giocatore diverso rispetto. Mikhailov this time. Huge from Mikhailov. And as we've seen time and time again, when Zenit Kazan need a hero, it's Mikhailov that steps up. Lube make the serve count, so let's go to the wing, but luckily it didn't call off on the wing. Blitzky. Beaten by the big Russian. Dimantini. Again, trying to get out, trying to close. Gisio this time. Again, very high up in that narrow position. Super casual in the way that... Both teams going aggressive from the service line, but here are the errors. 15 for Argentina, 12 for Poland. But that'll be an ace serve! Jurek, aggressive and precise. Launches a serve. Jurek arrives with intent. And off the block, set nicely, on the outside. Good deep serve. Kurek goes off the block, worked it perfectly. Always a challenge to get it through. So go higher maybe, and take it off the block, looping out of play. 20, Fabian, does he get this underway? And that's come straight back from Kurek. Peric did really well, a super spike, but he did so well to dig that. Keeping it up was a miracle. The fact that he went over the net, almost incidental. And the fact that Kurek was there to dispatch, he knew what was coming. Line. Top spin, and that one drops in. Ace serve. Trent O'Day quickly into the action. And then off the block, there's an ominous sign, Muzhevsky. Huge spike. Smith does well to get back. Extra height, and the taller you are, the quicker you can take that ball.
good dig there by Garrett. Wonderful dig, or rather wonderful block by O'Day.